Si ti ricordi se si sono rimorsi, no? Quanto no. Cioè, no, aspetta. Aspetta un attimo. No, niente TV. Se vai, non si fa tutto. Spendo quale? Tutto è silenzio. Allora, prima di tutto vorrei fare gli auguri di un anno nuovo a tutte le famiglie viola, a tutti i tifosi viola nel mondo. Oggi è una giornata molto molto particolare perché ovviamente tutta la tifoseria viola è qui. È un'emozione incredibile, direi che i giocatori sono tutti emozionati, però fa vedere la passione della nostra tifoseria. Direi che tre cose sono molto molto importanti dal punto di vista della società, no? Questo è il motivo perché siamo qui a Firenze. Uno è la storia della città, secondo è la nostra tifoseria, è evidente oggi, e terzo è la media, l'attenzione che mette verso la società. Questi non ci sono soldi che possono comprare sia la città, sia la tifoseria, sia il mondo. Questo è un messaggio molto molto importante al calcio italiano, ma soprattutto alla Fiorentina, ai nostri giocatori. Tutto questo fa aumentare anche su di voi le responsabilità? Certo, fa vedere oggi, una giornata come oggi, che noi abbiamo grandi responsabilità. Siamo fortunati che abbiamo una città, una tifoseria e tutta la media che mette tanta attenzione su di noi. E questa è una responsabilità che noi si vive con questa responsabilità e ognuno di noi deve prendere appunti e deve assumere questa responsabilità. Quindi ora c'è qualcosa sul mercato? Sì, sul mercato ci stiamo lavorando, si lavora ogni giorno, Daniele Pavel ci sta lavorando, anche io purtroppo stiamo lavorando, vediamo tutte le opportunità per vedere quello che serve alla squadra, che è la cosa più importante. Ma c'è cambiamo allenatore? Qualche nome che ci può dare, qualche giocatore già vicino, visto che domani inizia ufficialmente il calcio? No, allora su giocatori in particolare al momento non ci sono, no? Ovviamente perché a fare quei nomi in questo momento non fa senso. Ci stiamo lavorando e ogni giorno ovviamente ogni ora esce fuori un'opportunità che noi andiamo a vedere. Però la cosa importante è quello che la squadra ha di bisogno e quello che il mister ha di bisogno. Senta, cambiare allenatore non è mai facile. So che infatti ha avuto la squadra con gli esteriatini in questo periodo di gruppo, si vede dei cambiamenti. Sì, no, guarda, sì, Giuseppe sta lavorando tanto, sta lavorando a lungo, ovviamente una mentalità molto differente della gestione, ovviamente ci vuole del tempo e speriamo di avere la volontà di veramente cominciare. Una cosa è diversa, cioè. Beh, c'è tanta intensità, si lavora a lungo, tra l'altro ieri la squadra si è allenata dalle 9 di mattina fino all'1, ha corso tanto, ovviamente c'è un periodo che si arriva dalle vacanze e poi si inizia a lavorare, che è anche giusto. Stiamo rivedendo anche Chiesa finalmente, è sorridente. Sì, no, allora Chiesa è stato fortunato, e ovviamente è un giocatore molto importante per la Fiorentina, per la squadra, per il calcio italiano, sta ritornando a essere in forma e speriamo di essere pronto per la partita prossima. A prescindere poi dai nomi, sui tempi, secondo lei è possibile che già a Bologna possa esserci un voto nuovo oppure meglio aspettare e scegliere per bene? No, allora per fare mercato solamente per soddisfare il mercato non è la cosa giusta, bisogna scegliere i tempi, bisogna scegliere i giocatori che la Fiorentina nel sistema del mister ha di bisogno e poi ovviamente ci sono bisogno sempre tre persone, no? Abbiamo bisogno del giocatore con il procuratore, l'altra squadra e poi ovviamente noi. Si può dire però che la priorità è l'attacco sul mercato? Abbiamo all'interno dei giocatori che sono dei ottimi attaccanti, abbiamo un giocatore come Vlahovic che ha fatto il gol contro l'Inter, è stato un gol molto molto importante, abbiamo
Abbiamo Pedro che al momento non è stato utilizzato tanto, però durante i momenti fa vedere che è un giocatore molto valido, Kevin Bolton che è un altro giocatore, c'è Federico che sta ritornando, ci sono Sottile, cioè, all'interno della Fiorentina abbiamo già dei giocatori attaccanti, poi bisogna vedere, stiamo parlando continuamente con il mister, con il Pradella e il suo staff, a vedere il reparto dove dipende i giocatori che ci sono sul mercato, dove andiamo a colpire. Direttore, abbiamo detto che è una stagione particolare quella di quest'anno, le chiede in questo momento, vista la classifica, se la Fiorentina ha bisogno anche di calarsi nella dimensione della salvezza, se pensate di vedere una squadra più consapevole della posizione in classifica, quindi anche un po' più gruntosa. Allora, io di quello lì non ne parlo mai, perché ovviamente c'è una squadra molto valida, una squadra molto tecnica, non sono preoccupato come tanti scrivono, perché prima o poi la squadra esce fuori, abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo giocato senza tanti giocatori importanti, compreso Federico, compreso Franco Ribéry, compreso Pezzella, a Verona abbiamo giocato senza Gaetano, senza Ivo Pulgar, compresi il nome che ho fatto, ovviamente andiamo a vedere quello che esce fuori con la partita del Bologna e poi quella di Spagna. Rocco quando arriverà? Rocco arriva domenica e siamo già o domenica sera o lunedì a Milano e San Francisco. Quindi sarà a Roma? Sì, certo. Grazie, auguri, buon anno. Bene, grazie ragazzi, direttore.